Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the waters. Bella a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo video. Oggi, come vedete, continueremo nella storia di Devil May Cry con la seconda missione. Allora ragazzi, di memoria abbiamo solo 13 minuti, quindi dobbiamo un attimo sbrigare la faccenda. Allora, bene. Dobbiamo sbrigare la faccenda, quindi se dà una mossa e iniziamo la seconda missione, ragazzi. Quindi avete un video di circa 10 minuti. Questa è la macchina di cui aveva parlato Fracchia J nello scorso video, che vi invitiamo ad andarlo a vedere. Benvenuto a Robin. Non me l'aspettavo così. È così che deve essere. I demoni. Se può skippare sto filmando. Mi filmando sta schifando. Il demone è addormentato, sottomesso, indifeso. Scusate, tanto continuiamo con la visione del video. Cosa ricordi della tua infanzia? Non molto. A 7 anni ho avuto la meningite, ho perso la memoria. A me hanno detto che ho avuto un incidente che ha causato l'amnesia. Scusate, la mia mamma. Che è successo? Le guerre che si combattono con gli inganni e tu sei stato ingannato. Il passato ti è stato nascosto per una ragione. Aspetta un momento, tu chi saresti? Mi chiamo Virgil. Ho fondato l'ordine per trovare un modo di combattere i demoni. Oltre alle spade e alle pallottole. Le armi possono vincere le battaglie, ma non la guerra. Noi usiamo la forza, sì, ma anche l'intelligenza, la politica, la propaganda. Credi davvero di ottenere qualcosa? Qualcosa. Se io e te lavoriamo insieme, credo che potremmo sconfiggerli. Allora si tratta di questo. Mi seguo per combattere i demoni, per salvare il mondo. Che altro volevi fare con la tua vita? Beh, ragazzi, sembrate molto simpatici, ma sono un tipo solitario. Non mi fido, lavoro da solo. Dante, non credo tu capisca cosa c'è in gioco. Se vuoi andartene, voltami le spalle, non posso fermarti. Ma commetteresti un grave errore. Non solo per te, ma per l'umanità. Per l'umanità? Sì. Pensi che me ne freghi qualcosa? Voglio mostrarti una cosa. Sì, che cosa? Chi sei realmente? Intanto stiamo già 4 minuti solo filmati, raga. Cioè, ci restano 9 minuti. Intanto Virgil, il capo di questa organizzazione che sta cercando Dante, lo sta portando nella loro vecchia casa, perché vabbè, non vi spoilerò niente. Tanto se ce la gioca pure a noi ci fa un favore. Questa è la casa tua. Non mi ricordo. Ti ricorderai. Grazie.
c'è dentro? Un composto che ho creato in base a un'antica ricetta pubblica. Sale marino, olio di squalo, schegge di ferro, liquido seminale disidratato di scoiattolo, peli di lupo. Ottimo. Vai. La casa costruisce dei segreti. Li ho trovati miei, ora che torni. Come torno indietro? Ci può essere un po'. Fa attenzione poi, di non dare di fuggire. Come piace a me. Credi che funzionerà? Non sembra che gli importi. Ma è educato. Proprio come te quando ti ho trovato. Qui siamo nel limbo, ragazzi, siamo arrivati finalmente. E si comincia a giocare. Allora, questa dovrebbe essere la casa di Dante quando era bambino, quindi con Sparta, che era suo padre, come abbiamo sentito parlare dal demone, e la sua madre, che è ancora un'incognita, chi è? Si scopre da più avanti. Penso che questa non sia la strada giusta. Un'anima intrappolata. Abbiamo trovato una chiave di rame che serve ad aprire le porte di rame. Come vedete, chiave di rame consente a Dante di aprire le porte di rame. Nelle porte di rame sono nascoste missioni che danno dei punti extra e portano alla buona riuscita di, comunque, alla fine a un buon punteggio portano, se vengono completate. Let's play. Con l'alveare là dove sei scordato. Sì, la voglio lasciare. Qui abbiamo questa la divinità. Qui un bel buco. Come vedete lì un'altra porta particolare che si potrà aprire solo con particolari armi. E qui abbiamo un pezzo molto interessante, ragazzi, perché abbiamo trovato la stanza di Sparda. Ricordo questo posto, infatti. Ora lui penso si sta ricordando come era prima, no? Sì. Sparda. Mio padre. Ah, mi mancavano i combattimenti. Intanto, ragazzi, il tempo stringe, quindi cercherò di fare il più fretta possibile. Lo stanno proprio. Che storia. Il cavaliere della morte. Tu sei il prossimo. E ci stava già, non per cura. Ti conosco.
Come vedete ha uno scudo, quindi non possiamo attaccarlo. Solo quando... Devo ancora capire quando attaccarlo. Però, come vedete, non si può... Non ricordo come attaccarlo questo. Ecco, trovo il modo. Non lo muovo più. Bene, crepato pure questo. Allora ragazzi, il tempo a disposizione è praticamente finito, quindi il video lo concludo qua e riprenderò in un altro episodio. Per oggi è tutto ragazzi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Once more I'll say goodbye to you. Things happen but we don't really know why. If it's supposed to be